Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo parlando di numeri dell'emergenza sanitaria relativi alla nostra regione. Sono ancora in crescita i ricoveri in terapia intensiva in Abruzzo, 320 i nuovi positivi e 11 i decessi recenti, in calo gli attualmente positivi. Alfredo Primante. Restano numeri record quelli delle terapie intensive abruzzesi, ancora in crescita, più 2 rispetto a ieri ed arrivati a quota 94 ricoverati. Un dato che la dice lunga sulla difficoltà che sta vivendo il sistema sanitario regionale e sulla pericolosità del virus, soprattutto con la circolazione delle varianti. Il dato delle rianimazioni si inserisce in un contesto in cui i ricoveri in area medica scendono solo lievemente, meno 3, attestandosi a 649. I nuovi positivi sono 320, di età compresa tra gli 1 e i 94 anni, la maggior parte dei quali nella provincia di Chieti e nella provincia di Pescara. I nuovi pazienti Covid-19 sono emersi dall'analisi di 5.114 tamponi molecolari e 1.865 test antigenici, per un tasso di positività complessivo del 4,58%, ma se si considerano solo i tamponi molecolari, il tasso di positività sale al 6,25%. Sempre in doppia cifra i decessi. Nelle ultime ore sono 11 quelli comunicati dalle 4 ASL regionali. Buone notizie invece per quanto riguarda gli attualmente positivi, che scendono a quota 11.916, meno 994, e per le guarigioni in deciso aumento. Le persone in isolamento domiciliare infine sono 11.893 e scendono di 273 unità. L'Abruzzo resta bicolore per la cabina di regia nazionale, il colore assegnato alla nostra regione è l'arancione, ma il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio ha deciso di prolungare le restrizioni in 35 comuni. Epicentro del contagio però resta l'area metropolitana. Stefano Recanati. Da lunedì si aggiorna la mappa dei comuni abruzzesi in zona rossa. In totale diventano 35 nelle 4 province, così come previsto dalla nuova ordinanza firmata ieri sera dal governatore Marco Marsiglio. Per i comuni già zona rossa sostanzialmente non cambierà nulla, mentre aumenteranno le restrizioni per altri 8 comuni: Sante Marie, Rivisondoli, Tortoreto, Colecorvino, Catignano, Rosciano, Moscufo e Cappelle sul Tavo. Invece tornano in arancione, aggregandosi al resto della regione non interessata dal provvedimento del presidente Marsiglio, 7 comuni: Roccaraso, Castiglione a Casauria, Torre dei Passeri, Turri Valignani, Scafa, Caramanico Terme e San Valentino in Abruzzo Citeriore. Qui valgono le regole previste a livello nazionale per le zone arancioni. Infine l'ordinanza predispone una sorveglianza speciale della situazione epidemiologica in peggioramento a Penne, Prato La Paligna, Barete, Campo di Giove, Prezza, Rocca di Mezzo, Scontrone, Pesco Costanzo, Castel di Sangro, Colonnella, Alba Adriatica, Castellalto, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco, Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria in Baro, Frisa, Castelfrentano, Rocca Montepiano, Casalincontrada, Atessa, Guardia Grele, Altino, Torino di Sangro, Orsogna e Colle di Mezzo. Per quanto riguarda le regole da rispettare in zona rossa, sono confermate gran parte di quelle previste a livello nazionale. Divieto di spostamento se non per esigenza di lavoro, necessità o salute, visite a parenti ed amici consentite una sola volta al giorno, nello stesso comune tra le 5 e le 22, per un massimo di 2 persone più eventuali minori. Chiuse le attività commerciali, ad eccezione dei generi di prima necessità, di farmacie, tabacchi ed edicole, ma anche di parrucchieri ed estetisti, la cui apertura non è prevista a livello nazionale, ma solo dall'ordinanza regionale. Chiusi anche bar e ristoranti, ma c'è la possibilità di ordinare da asporto fino alle 18 per i bar e alle 22 per i ristoranti, enoteche comprese. C'è poi il capitolo scuola. La didattica a distanza, dalle elementari e fino alle superiori, per tutta la regione è estesa fino a dopo Pasqua, quando si spera che l'RT, ma soprattutto la pressione sugli ospedali, siano scese entro le soglie di guardia. Parallelamente, per metà aprile dovrebbe essere terminata la vaccinazione del personale della scuola. Altro comparto in sofferenza è quello dello sport. Il DPC
PCM Draghi lo ferma con alcune eccezioni. Le manifestazioni sportive di interesse nazionale, gli allenamenti dei professionisti, gli sport non da contatto che si tengono all'aperto e nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale, quelli che operano con protocolli validati. Si può anche fare attività fisica singolarmente, così come ormai siamo abituati a fare da oltre un anno. Infine, anche in Abruzzo si applicherà la zona rossa totale nelle giornate di festa, Pasqua compresa, perché il timore è che si ripeta il boom di contagi che è avvenuto a seguito delle festività natalizie. La scelta di continuare con queste misure nasce dal fatto che nell'ultima settimana abbiamo registrato una diminuzione sensibile di questa incidenza. Vuol dire che le misure, anche se lentamente, anche se non con la velocità che servirebbe, stanno funzionando. Il quadro è, diciamo, di generale miglioramento da questo punto di vista, e quindi noi speriamo che magari la prossima settimana, se l'incidenza continuerà a diminuire, potremmo non avere bisogno, tranne qualche magari caso particolarissimo, potremmo non avere bisogno di adottare maggiori restrizioni rispetto a uno scenario arancione. La provincia di Chieti doveva essere tra le più privilegiate per la fornitura dei vaccini, ma qui la campagna procede a rilento. Nel capoluogo è stato vaccinato solo un ultra ottantenne su quattro. Giuseppe Dentino. La provincia di Chieti è tra le più colpite dal Covid, soprattutto a causa della contagiosità e della virulenza della variante inglese, ma è anche la zona che sconta un maggiore ritardo sulla campagna vaccinale. Siamo un po' in ritardo per la mancanza dei vaccini, perché comunque abbiamo dovuto interrompere la vaccinazione degli over 80 per una settimana, per circa 10 giorni interi, per vaccinare i docenti e quindi farli tornare in sicurezza nelle scuole dopo Pasqua, quando si riapriranno, almeno io spero vivamente che si riapriranno dopo Pasqua, e lunedì riprenderà la vaccinazione per gli over 80. La regione aveva deciso di privilegiare nella fornitura dei vaccini le zone con una maggiore incidenza del virus, quindi le province di Pescara e Chieti, ma qui le dosi non sono ancora sufficienti. Il ritardo a cosa è dovuto alla fornitura dei vaccini? Sì, è dovuta al ritardo della fornitura dei vaccini, per la quale fornitura la presidenza della regione si è, come io so di certo, battuta strenuamente, e purtroppo ci sono logiche che veramente sfuggono ai più non si riesce molte volte ad ottenere quei risultati che si vorrebbero. Nell'ultima settimana a Chieti 180 i contagi da Covid, oltre la soglia d'allarme in base alla popolazione di 125 casi. Finora sono stati circa 5.200 gli ultraottantenni vaccinati nel capoluogo teatino, a fronte di 20.000 persone di quella fascia d'età. Per velocizzare la campagna, il sindaco intende allestire un nuovo punto vaccinale. All'ospedale ex Santissima Annunziata, l'ospedale vecchio come noi di Chieti lo chiamiamo oramai da tempo, si aprirà un secondo punto vaccinale vicino al centro già esistente e già operante. Per cui dovremo sicuramente procedere più speditamente. È del 33enne Manuel Di Nicola, autotrasportatore, il corpo senza vita trovato in un canale del Fucino questo pomeriggio dopo 3 giorni di ricerche. L'uomo era scomparso domenica allontanandosi volontariamente da casa. E di Manuel Di Nicola, il corpo senza vita recuperato nel pomeriggio in un canale del Fucino grazie al lavoro dei sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Roseto degli Abruzzi. Il cadavere è stato trovato dopo 3 giorni di incessanti ricerche da parte anche dei volontari della protezione civile, delle unità cinofile SAPR dei vigili del fuoco, formato per interventi con il sorvolo con i droni, e dei carabinieri della stazione di San Benedetto dei Marsi, tutti sotto il coordinamento della prefettura aquilana. Il ritrovamento è avvenuto non molto lontano, circa 1 chilometro, da dove era stata individuata giovedì la Fiat Punto bianca di proprietà della suocera, con la quale Manuel Di Nicola, 33enne autotrasportatore, si era allontanato da casa domenica scorsa dopo il battesimo del figlioletto di appena 9 mesi. Ancora senza un perché le cause dell'allontanamento volontario dell'uomo, uscito senza il cellulare e non visto da nessuno. Quello di Di Nicola è solo l'ultimo
di alcuni gialli che hanno per protagonista proprio la piana del Fucino e i suoi canali. Infatti ci sono stati altri due epiloghi tragici, quello di Collinzio D'Orazio, 51enne disabile, trovato senza vita dopo 23 giorni di ricerche e per la cui morte si indaga per omicidio volontario, e quello di Cesidio Valletta, 35enne di Lecce nei Marsi, trovato senza vita anch'egli in un canale del Fucino dopo 4 giorni di ricerche. In questo caso si indaga per omicidio stradale nei confronti di un suo compaesano. Ancora cronaca, un fabbricato nel centro storico di San Pio delle Camere, comune a una quindicina di chilometri dall'Aquila, è crollato nel corso delle operazioni di demolizione previste nell'ambito dei lavori di ricostruzione post terremoto 2009. Sotto le macerie sarebbero rimasti due operai che, secondo quanto si è appreso, sarebbero vivi. Le loro voci sono state sentite dai soccorritori. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 con un elicottero pronto a trasportare i feriti una volta recuperati. I due operai sarebbero stati travolti da un muro venuto giù probabilmente per le vibrazioni provocate da un versante del fabbricato dove era in atto la demolizione. Parliamo di lavoro adesso. Numeri negativi per l'occupazione in Abruzzo, che tuttavia è in linea con il calo a livello nazionale. La decrescita più marcata nel 2020 si è registrata nel quarto trimestre. Pesa la pandemia, con la CGIL che chiede di accelerare il più possibile la campagna vaccinale. Meno 9.306 occupati rispetto al 2019 è l'andamento del lavoro nel 2020 in Abruzzo, che registra una flessione dell'1,87%, comunque migliore se paragonata al meno 1,95 dell'Italia e al meno 2,03 del Mezzogiorno. Estremamente consistente però il calo registrato nel quarto trimestre dello scorso anno: 9.344 occupati in meno, pari all'1,87%, dato peggiore sia della media nazionale 1,77 sia di quella del Mezzogiorno meno 0,79. I numeri vengono forniti dalla CGIL Abruzzo Molise, secondo cui l'andamento occupazionale è strettamente legato a quello della pandemia e, per favorire la ripresa del mercato del lavoro, dice la CGIL, è fondamentale contrastare la diffusione del virus e procedere rapidamente con la campagna vaccinale. Tra le regioni del Mezzogiorno peggiori dell'Abruzzo ci sono soltanto il Molise e la Sardegna. Dopo il crollo dell'occupazione nel primo trimestre del 2020, meno 22.000 unità, pari al 4,5%, nel secondo e terzo trimestre c'è stata una lieve ripresa, ma il quarto trimestre del 2020 ha visto un nuovo calo importante dell'occupazione. Alla luce di tutto ciò, la vera priorità della regione deve essere la lotta al coronavirus, soprattutto per garantire il diritto alla salute dei cittadini, ma anche per far ripartire al più presto l'economia e l'occupazione. E quindi sostanzialmente l'occupazione ha seguito il trend del livello dei contagi della nostra regione, che poi di fatto hanno comportato delle restrizioni dal punto di vista delle attività economiche e degli spostamenti dei cittadini. Questo deve farci capire come la priorità debba essere per la regione Abruzzo quella della lotta al virus, innanzitutto per salvare vite umane, per curare la salute dei cittadini, ma poi anche perché, se vogliamo avere una crescita dell'occupazione, dobbiamo necessariamente sconfiggere questa pandemia. Altro dato interessante riguarda il fatto che i posti andati in fumo riguardano soprattutto il lavoro femminile. Consegnate al sindaco di Chieti Ferrara le chiavi di un nuovo pulmino abilitato al trasporto dei disabili. Servirà a portare i ragazzi a scuola, ma non solo. Un nuovo pulmino nella flotta del comune di Chieti, abilitato al trasporto dei diversamente abili. Il mezzo infatti può caricare 3 carrozzine. Al comune praticamente non costa nulla, poiché lo riceverà incomodato d'uso gratuito per 2 anni grazie agli sponsor. Ne sono circa 25, i quali pagheranno anche la manutenzione ordinaria e straordinaria. Dalle casse pubbliche solo il compenso per l'autista e le spese del carburante. E il mezzo non servirà esclusivamente le scuole, come spiega l'assessore
assessore Teresa Gianmarino. Assolutamente sì, è un progetto che è iniziato nel 2008 ed è sempre andato in onda, è un servizio prezioso appunto per le categorie svantaggiate, quindi per i diversamente abili e per le figure insomma che hanno handicap di vario genere. Diciamo che soprattutto è utilissimo per la scuola, dove i bambini la mattina vengono presi, portati nelle varie strutture, riprese, portate nuovamente nelle varie attività che loro vanno a svolgere, quindi nelle palestre, nelle case diciamo apposite per loro, per di intrattenimento e altro. E quindi è qualcosa che ci dà luce e quindi il comune di Chieti ha voluto fortemente di nuovo chiedere la collaborazione alla PMG SPA di Milano, proprio perché per l'alto grado di diciamo tutto quello che esprime per quanto riguarda le categorie disagiate e diversamente abili. E da lunedì lo vedremo già per le strade? Sì, infatti noi adesso perché stiamo qui? Perché abbiamo avuto l'occasione di inaugurarne uno nuovissimo che loro grazie agli sponsor. Scarcerazione per Filippo Piccone, revoca degli arresti domiciliari per Settimio Santilli. È quanto disposto dal Tribunale del Riesame di L'Aquila, presieduto dal giudice Alessandra Ilari. Per entrambi scatta l'obbligo di dimora fuori dal comune di Celano. Piccone e Santilli sono i principali indagati nell'inchiesta Acqua Fresca che ha decapitato la giunta comunale. L'ex parlamentare difeso dagli avvocati Antonio e Pasquale Milo del foro di Avezzano era detenuto presso il carcere di Vasto. La difesa aveva richiesto la scarcerazione a causa di problemi di salute. Mercoledì scorso Piccone aveva formalizzato le dimissioni da consigliere comunale e vice sindaco di Celano al neocommissario prefettizio Giuseppe Canale. Un passo indietro che va ad aggiungersi a quello dell'assessore Barbara Marianetti, anche lei indagata e con obbligo di firma in caserma. Nonostante il pressing dell'opposizione, il sindaco Settimio Santilli invece non ha rassegnato le dimissioni. E adesso apriamo l'ampia pagina dello sport, partiamo con la Serie B. Due Legni fermano il Pescara, a Lignano Sabbia d'Oro con il Pordenone finisce 0-0. Biancazzurri che con questo pareggio salgono a quota 23 punti in classifica. Il servizio di Paolo Renzetti. In Friuli il Pescara non va oltre lo 0-0 contro il Pordenone, recriminando per le clamorose occasioni sciupate nella ripresa quando Perisan e i Legni della sua porta hanno detto no al Delfino. Grassadonia abdica dal 3-5-2 e schiera la sua squadra con il 4-3-3 in campo. Dall'inizio Rigoni, Valdifiori, Maestro, in avanti Galano al fianco di Odgaard. Pescara in campo con il ricordo di Brunella Bankowski, moglie del vicepresidente abruzzese scomparsa nelle ultime ore. Pordenone che risponde con il 4-3-1-2 al terzo minuto. Spavento in area abruzzese con Mallamo che dal vertice dell'area piccola mette incredibilmente sopra la traversa dopo un pallone rinviato male dalla difesa del Delfino. Avvio di grande intensità e aggressività da parte dei locali, soffre Pescara che fa fatica a ripartire. Al 14° si vede così ancora la squadra di Tessere con una conclusione di Ciurria che colpisce la parte superiore della traversa. Al 21° il tecnico di casa è costretto a sostituire Vogliacco, infortunato con Zammarini. Al 28° si infortuna anche Morra fra i locali, con il tecnico friulano costretto ad una seconda sostituzione forzata con l'ingresso in campo di Musiolik. Il Pescara rispetto alla prima parte di partita soffre meno, pur senza riuscire a pungere con decisione. Al 36° ci prova Odgaard, ma la sua conclusione è centrale. L'ultimo acuto del primo tempo è ancora di marca friulana con Musiolik che in area abruzzese mette sull'esterno della rete. Nella ripresa al 5° minuto Pescara pericolosissimo con la traversa piena di Maestro, con Perisan battuto e salvato dai Legni della sua porta dopo una gran giocata del giocatore del Pescara. Il Pordenone non sta però a guardare e al 6° sugli sviluppi di un angolo scavone di testa sfiora il palo dopo una deviazione di Gut. Più incoraggiante l'avvio degli ospiti a cui si chiede coraggio. Al 13° primo doppio cambio nel Pescara con l'ingresso in campo di Macine, Busellato, Perrigoni e Valdifiori. Al 15° palla in area abruzzese con tocco ginocchio mano di Busellato. Giusta la decisione del direttore di gara di lasciar proseguire. Il Pordenone fa la partita rendendosi pericoloso al 19° con
Malamo che chiama Fiorillo ad una respinta difficoltosa. Il Delfino soffre ma si rende anche pericoloso, mentre Grassadonia al 22esimo manda in campo Seter e Capone per Odegaard e Maestro. Si gioca senza esclusione di colpi con Galano che al 25esimo colpisce invece il secondo legno di giornata per la sua squadra. Pescara anche sfortunato e punteggio che resta così di 0-0 in una partita che resta aperta, con Perisan che poi nel finale respinge distinto la conclusione ravvicinatissima di Good. Il Delfino ora ci prova con le due squadre che si allungano e con i biancazzurri che sembrano pimpanti, trovando al 90esimo la parata ancora di Perisan su conclusione di Capone e al 93esimo sul tiro di Galano a botta sicura il miracoloso salvataggio di Kronuzinski. Finisce così 0-0, ma per il Pescara è un pareggio dal sapore amaro. In Serie C invece vittoria meritata e pesantissima per il Teramo, che batte il Catania in trasferta grazie ad un autorete del portiere rossazzurro Confente su un gran destro di Vitturini. Per la squadra di Massimo Paci 3 punti al termine di una partita dominata per gli interi 94 minuti. Il Teramo torna a vincere in trasferta a distanza di quasi 5 mesi dall'ultimo successo contro la Paganese. Il Diavolo batte infatti 1-0 il Catania, primo successo nella sua storia al Massimino, e sono 3 punti d'oro per la classifica. Paci conferma la formazione attesa con i rientri di Piacentini e Bombaggi nell'11 titolare, dopo aver scontato le rispettive giornate di squalifica. Raffaele opta invece ancora per il 3-5-2, con Giosa preferito a Tonucci in una difesa orfana del capitano Silvestri e Di Piazza lanciato in avanti al posto di San. Il primo tempo vede il Teramo decisamente più pericoloso in termini di occasioni da gol. È sempre Costa Ferreira a metterci lo zampino, da prima al 5° minuto, quando premia l'inserimento di Pinzauti, che con il mancino però non riesce a fare male a Confente. Al 15° d'ora il centrocampista portoghese ispira invece Santoro, con Clayton probabilmente decisivo sul destro dell'ex Palermo. Il Catania si affida soprattutto sull'allargare il gioco sulle fasce, non trovando però grosse opportunità da cogliere. Al 20° Lewandowski para il tiro potente ma centrale di Dall'Oglio. Il Teramo si fa vedere ancora al 28esimo, quando dagli sviluppi di una punizione Diakité riesce ad andare al tiro con Confente che si rifugia in angolo. Il gol del Diavolo nell'aria arriva al 29esimo. Bombaggi lascia Vitturini, che non ci pensa due volte col destro a tirare verso la porta. La palla, dopo aver toccato i due legni, sbatte sulla mano di Confente che la mette involontariamente in rete. I padroni di casa faticano a reagire dopo lo svantaggio, trovando ancora continue difficoltà in fase di impostazione. Raffaele, a inizio ripresa, inserisce così Reginaldo per Rosaia, per cercare di dare più sostanza al reparto avanzato etneo. Il Teramo però è ancora pericoloso dopo 5 minuti. Da un piazzato di Costa Ferreira, Pinzauti sul secondo palo sembra sorpreso di ritrovarsi il pallone addosso e non è rapido nell'indirizzarlo bene verso la porta. Al 10° Pinto raccoglie un pallone vagante contrastato da Arrigoni e fa partire un mancino che di poco non trova lo specchio. Non vedendo grossi cambiamenti in campo, Raffaele fa entrare via via Sarau, Calapai, Maldonado e Piccolo, mentre Pace alla mezz'ora preferisce Mungo a Pinzauti. Il Catania trascorre l'ultimo quarto d'ora di gara a premere di più, trovando però non grosse palle gol. Quella più ghiotta è l'occasione del 37esimo, quando Clayton di testa gira un pallone da calcio d'angolo con Lewandowski, che ci mette una pezza sul tentativo di deviazione di Russotto. 2 minuti più tardi, in ripartenza, Costa Ferreira lascia per Mungo, che ha l'occasione per chiudere la sfida, ma da buona posizione spreca il colpo del capo. La pressione etnea nel finale sta sostanzialmente in una rovesciata alta di Russotto e poco altro. In pieno recupero il Catania protesta per un presunto tocco di mano in area di Tentardini, ma il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste dei giocatori di casa. Per il Teramo matura così una vittoria importante per rilanciarsi in classifica e prepararsi alla sfida del Bonolis di mercoledì contro la capolista ternana. In Serie D oggi erano in programma 2 recuperi, uno riguardava una formazione abruzzese, il Giulianova, che nel recupero della 15esima giornata ha pareggiato 2-2 contro il Matese, tutto nel primo tempo, vantaggio del Matese con Galesio, pareggio di Barlafante, poi ancora Galesio al 38esimo, ancora Barlafante al 39esimo. Nel secondo tempo non succede più nulla, Matese che ha chiuso in inferiorità numerica per l'espulsione all'85esimo di Di Lullo. Nell'altro recupero, giornata numero 17, pari pirotecnico tra Vasto Girardi e Tolentino, è finita 3-3.
per i molisani in rete Mercai, Ruggeri e Guida, per i cremisi Ruci, autorete di Ruggeri e Minella. Adesso parliamo di ciclismo con la Tirreno Adriatico che oggi arrivava in Abruzzo ed è Tadej Pogačar a vincere la tappa con arrivo a Prati di Tivo. Lo sloveno della UAE Emirates parte ai meno 5 dal traguardo e nessuno riesce a chiudere su di lui. Secondo posto per Simon Yates, chiude il podio il colombiano Higuita. Per Pogačar, oltre alla frazione, anche la gioia di essere il nuovo leader della classifica generale. Come al Tour, quando la strada inizia a salire, Tadej Pogačar mette tutto in riga. Il primo arrivo in ascesa della Tirreno Adriatico 2021 a Prati di Tivo conferma quanto lo sloveno sia irresistibile. Aveva dato qualche accenno importante alle strade bianche di sabato scorso sui tratti sterrati senesi, ha confermato di essere l'uomo da battere anche sulle strade d'Abruzzo. I movimenti iniziano subito al Via di Terni con lo scatto lampo di Mattia Bais, dell'Androni, di Schmidt e quello poco dopo di Benjamin Thomas della Groupama e di Emil Veniebo della Quebec Assos, ai quali si aggiunge dopo una ventina di chilometri Marco Canola della Gazprom Rusvelo. Il quintetto di testa conduce una prima metà di gara sui saliscendi umbro laziali con un vantaggio sopra i 7 minuti sul gruppo. Ma è sull'ultima ascesa che iniziano i fuochi d'artificio, ci prova Egan Bernal che però pagherà dazio nel corso della fase finale. Pogačar lo marca a vista e quando parte il compagno di squadra del colombiano Geraint Thomas, lo sloveno va prima a riprenderlo e poi a staccarlo senza particolari patemi lanciandosi verso il traguardo. L'unico che sembra in palla, almeno quanto lui, è Simon Yates, vincitore della Tirreno 2020 e giovedì in difficoltà verso l'arrivo a Chiusdino quando vinse Alaphilippe, ma pimpante quando si alza sui pedali e prova ad andare a chiudere senza successo sul corridore e capitano della UAE Emirates. Paga anche Nibali che si stacca dal gruppo dei migliori, mentre Giulio Ciccone dopo un'azione ad inizio asperità preferisce salire del proprio passo. Pogačar si mette alle spalle Yates e proprio Higuita, ma soprattutto mette sulle spalle la maglia di leader, perché Wout van Aert non riesce a resistere e chiude con 45 secondi di ritardo. Sono 35 adesso quelli che lo separano dal nuovo leader della generale. Domani altra frazione con l'Abruzzo protagonista. Si parte da Castellalto nella tappa dei muri, arrivo sul circuito di Castelfidardo. Nelle Marche le ultime due tappe con la cronometro di martedì a San Benedetto che dirà chi è il re dei due mari. Altre notizie di sport, partiamo dalle elezioni al CONI. Enzo Imbastaro infatti è stato rieletto oggi presidente del CONI Abruzzo. Il dirigente sportivo abruzzese guiderà il comitato per il prossimo quadriennio. Imbastaro ha superato l'altro candidato Antonino Passacantando. Le votazioni si sono tenute all'Aquila. Imbastaro si appresta ad iniziare così il suo terzo mandato. Al dirigente sportivo pescarese il compito di gestire e guidare la ripartenza dello sport nel periodo della pandemia. Parliamo adesso di calcio a 5, una determinata. Acqua e Sapone Unigros si aggiudica nell'anticipo anche il derby di ritorno contro un generoso Pescara. Vittoria d'obbligo dopo un paio di passi falsi per i nerazzurri, di nuovo in testa in attesa del Pesaro, ospite dell'Avellino nel pomeriggio. Manca oltre Mammarella, ma ricordi sarà protagonista da applausi a tratti, il grande ex Misael tra il settimo e l'ottavo. Il quintetto di Scarpitti va in gol prima con Fusare e poi con il rientrante Luca Jan, 19esima firma, che verrà più tardi espulso per una contestata doppia ammonizione. Accorce in avvio di ripresa con Andrea Ferreira, un'aggressiva Color Max che soccombe poi alla qualità e all'intensità offensiva dei cugini in rete. Prima con Ghi, giunto alla 23esima marcatura, poi con una doppietta di Coco Wellington. Infine, appena dopo il gol ospite di Morgado con Calderolli. Un Acqua e Sapone Unigros per buona parte ritrovata dunque, in attesa fra due turni del big match col Pesaro, ma anche di due gare insidiose in trasferta a Padova e a Catania. Sempre più complicato il cammino del team di Palusci in piena zona retrocessione alla vigilia della gara interna ad alto rischio col Dosson. Obiettivo play out per ora, ma nessun miracolo, per tradizione biancazzurra va escluso. E un pezzo della storia sportiva pescarese se ne va, è morto ieri infatti l'ex allenatore della Sisley Pescara, Ivo Trumbic, avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 2 aprile. Trumbic è stato l'allenatore di quella squadra che nel 1987
riuscì a centrare, un'impresa leggendaria, vincendo nella stessa stagione campionato italiano e Coppa dei Campioni a Berlino contro i tedeschi dello Spandau. Poco dopo, quella Sisley portò a casa anche la Supercoppa. Trumbic, nativo di Spalato, fu il condottiero di una squadra ricca di straordinari campioni, dal Maradona della pallanuoto Estiarte ai giocatori di casa come Pomiglio. Trumbic concluse la sua esperienza pescarese nel 1989. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.